qua, Loris Martino. Allora, io non ho cosa chiederti della Coppa Sila. Gara di casa. Gara di casa, centenario, favolosa, abbiamo passato il traguardo. Tanto sentita, ci siamo divertiti alla grande, la macchina funziona, si poteva fare tanto meglio. Un po' di vuoti, staccatone al primo tornante lungo, infatti mi ha chiamato Alex che saluto, ci fatto spostare, vabbè, purtroppo bisogna anche farlo spostare comunque delle volte, mica può stare giustamente. Niente, dai, tutto bene, contento, abbiamo passato quasi 10 secondi rispetto all'anno scorso, quindi penso che la macchinetta inizia a funzionare e più che altro io a saperla gestire, perché il Renault 5 non è un aspirato. Ma ti vediamo un po' provato, sudato più che altro. I sudori, guarda, sarà il battesimo che è rimasto con me. Va bene, ciao Loris. Un abbraccio, grazie a tutti. Soprattutto in questo periodo J2 classe N2000, dove sul secondo gradino del podio sale Ayron, il pilota della scuderia Etna. Anche qui tanta passione, tantissima esperienza, come lo è quella del vincitore Loris Martino con la Renault 5 GT Turbo. Loris Martino, vincitore della classe N2000 del periodo J2 del quarto raggruppamento. Eccoli qua, secondo e primo gradino del podio. Scambio di complimenti tra i due, queste sono le salite, questo è lo sport, questo è il nostro meraviglioso sport e i valori che promuove questa bellissima disciplina. Eccoli qua entrambi. E allora noi continuiamo con il quarto raggruppamento, periodo J2 classe. Podio di quarto raggruppamento, quindi terza posizione per Ayron, scuderia Etna, Fiat 1 55, 6.44 e 40 è il suo tempo. Seconda posizione per Loris Martino, il pilota della Renault 5 GT Turbo che abbiamo appena visto, 6.37.83 il suo riscontro cronometrico, con il miglior tempo ottenuto nella giornata e nella gara delle auto storiche, ha vinto il quarto raggruppamento con 6.20.78 il pilota palermitano della Island Motorsport, Ciro Barbaccia, con la Stanger Osella. Questo è il podio del quarto raggruppamento, Ciro ha anche ottenuto il miglior tempo nell'ipotetico ordine generale, perché ricordiamo ancora una volta che nella gara di auto storiche non esiste una classifica assoluta, proprio perché le vetture per la loro appartenenza cronologica, per la loro appartenenza agli anni di fabbricazione, hanno delle prestazioni completamente diverse l'una dall'altra. Grazie a tutti, grazie e alla prossima edizione con la gara di auto storiche dalla 43esima.